mi è avanzato un pezzettino di pancetta di mia creazione. Vi metterò il link qui sotto su come l'ho fatta. Cosa ci andiamo a fare con questo pezzettino che mi è avanzato? Una bella matriciana a modo mio, ok? Cominciamo! Voilà, ora prendiamo una bella cipolla di Tropea, via in casseruola, via olio, voilà, iniziamo a soffriggere la cipolla, una bella scatola di pelati e con le manine la andiamo a spaccare bene 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 la sfumatina di vino, ok, quando è rosolata via di pancetta. Io, visto che è buona, l'ho fatta io, è una pancetta artigianale, non la farò andare moltissimo, non la farò seccare molto, non è di quelle comprate. Dai, altro cuscino. Non ripetere che è a modo mio, non me ne abbiate a male, romani, laziali o chiunque sia. Allora, fai un pezzettino di pancetta e via. Ora buttiamoci dentro il sugo e lasciamolo cuocere almeno un 15 minuti. Io ci metto dentro anche un goccino di soia, appena appena appena, perché la mia pancetta non è salata. Peccato che non sentiate il profumo. Aspetta, io il sugo lo lascio riposare un'oretta per farlo insaporire e intanto preparo metà 50% pecorino, 50% romano, ok. Io ho già preparato la porzione metà e metà, ne butterò un po' dentro e lo lascio stare qui, ripeto, un'oretta fermo a insaporirsi. Poi dopo buttateci la pasta che meglio credete, corta, lunga, lo spaghetto, il bucatino, quello che volete. Io in questo caso ci metterò le mezze penne perché mi sono più comode per sporzionare, ok? La pasta non è così, secondo me, importante. Importante è il sugo, la cottura e tutto quanto. Comunque butterò la pasta 3 minuti prima della cottura, la passerò dentro al sugo, questo d'abitudine. Io nell'acqua, oltre che al sale, ci metto anche un filo d'olio. Via, ok, spegnete e via, misto parmigiano e romano, voilà, un filo d'olio, perché Dio ce la mandi buona, che spettacolo. Pasta è pronta, ha fatto la cremina, gustatevela come meglio credete, io farò un mini assaggio. Che bontà! Alla prossima ricetta! Buona! Qui ci sarà l'assaggio! Che bontà! Che te lo dico a fare!